telefoni con la redazione. Che poi è Cantarella, però vabbè, non lo volevamo dire nessuno. Perché, allora, 6 Ospina, 6 Di Lorenzo, 5 Manolas, 6 Koulibaly, 5 Mario Rui, 5 e mezzo Demme, 4 e mezzo Bakayoko, 5 e mezzo Lozano, 5 Zirischi, 3 in sì. Quanto sì, ti vuoi dare? 4 Petagna, 5 Gattuso, vabbè. Sì, è un po' un'infamata, devo dire. Abbastanza, guarda, ti voglio vedere la prossima volta. No, che su cosa non sei, non siete d'accordo? Io non sono d'accordo, io per esempio, scusami però, sì. Facciamo un paio di calcoli. Io non sono d'accordo col 5 e mezzo a Demme. Che esatto. Secondo me non è una partita quella sufficiente. È la prima cosa, esatto. Zielinski secondo me è stato cattivo. Esatto. Petagna potevi dare un punto in più. Non è stata sufficiente, secondo me. No, non ha fatto il limite mezzo. Petagna. Poi però sono anche sincero sul resto, compreso il 3 a Insigne. Sinceramente, Bakayoko è un disastro. Bakayoko sì, e poi non me ne vuole fare, però Insigne, ragazzi, però è ora che ne partono tanti, cioè, perché è un mezzo giocatore. Bravo. Allora fai i numeri. È un mezzo giocatore. Si chiama ragazzi, mezzo giocatore. Non scherzi. Allora Insigne è il giocatore italiano più forte che c'è in campo. Ma dove? Ma chi? E dimmi chi è più forte come di Insigne. Siamo messi. Chi è più forte di Insigne? Dimmi chi è più forte di Insigne. Ma io non ne ho una sfilza. Dimmeli però. Zaniolo. Zaniolo è più forte. Ma che cosa state dicendo? Chiesa è più forte di Insigne. Ma fate i bravi. Chiesa è più forte di Insigne. Infatti giocano loro in nazionale. Chiesa è più forte di Insigne. Ma infatti gioca Insigne. Mi ricordate nella stazione all'età? È il giocatore con la classe maggiore del campionato. La classe di un giocatore che puntualmente nelle partite chiave ha sempre fallito, perché ha sbagliato è sempre sparito. Ragazzi, perché ha sbagliato un rigore, ma non è la prima volta, questa è la sua carriera. Allora, non è il rigore, ma scusa, ma domenica la giocata che ha fatto sul con la Fiorentina 6-0, ma i giocatori non sono quelli. Ma tu hai visto che cosa ha fatto in sì team? Ma non sono quelli i giocatori. Ma come, si è scartato tutta la Fiorentina? Allora è fenomeno, abbiamo un fenomeno, perché l'ultima Francesco, io ti voglio bene, ma non vuol dire niente, però ha fatto una male, ragazzi, sì, perché se fatto, possiamo sì, allora intanto del Sud è pronta da Torino, gliela rifilate. Ho capito. Ma perché, scusami, perché quando gioca col Napoli fa schifo, Francesco, quando gioca con la Juve. Francesco, scusami. Ragazzi, ma possiamo dire che Insigne ha puntualmente fallito le partite chiave della sua carriera o no? Arriva da te Francesco. Prima voglio sentire un corregionale di Insigne, perché ricordiamo che Armando è cittadino campano. È di Fratta Maggiore lui. No, non è di Ischia, ma insomma, voglio sapere cosa ne pensa di Insigne, perché è una domanda che non ne abbiamo mai fatto in realtà, Beh, innanzitutto guardandolo dall'avversario, per me Insigne è uno dei migliori calciatori del Napoli, tecnicamente è uno dei più forti, è uno che salta l'uomo, tira le punizioni, segna la Del Piero. L'unico problema però che non è Insigne è... ma il problema di Insigne è proprio la Juventus, perché Insigne quando gioca contro la Juventus lui soffre, anche se si dice che lui da bambino era tifoso della Juventus, gli piaceva Del Piero, ma una volta per dire una cosa del genere sono dicerie. È successo, ma non è che ti confondi con te stesso, ormai.